Buongiorno, apriamo subito la seduta. Si tratta di una interrogazione che è stata presentata dal consigliere Rumetti e il tema relativo agli intendimenti della giunta regionale in merito al futuro della cava di Cerreto nel comune di Panicale. Prego, consigliere Rumetti. Esattamente, presidente. È una cava, una richiesta di riattivazione che riguarda una cava esistente nel comune di Panicale, la cava di Cerreto, in un ambito territoriale dove già nel 1992 la giunta regionale aveva, diciamo, definito questo territorio per le sue caratteristiche archeologiche. Lì ci sono dei rinvenimenti che riguardano addirittura l'età del bronzo, per il valore paesaggistico di questo territorio aveva definito quell'area un'area ad elevato interesse appunto paesaggistico. C'è in quell'area anche un vincolo naturalmente di natura idrogeologica, ci sono vari vincoli definiti dal piano territoriale di coordinamento provinciale. Nel piano regionale delle attività estrattive, anche in questo caso, diciamo, vengono definiti alcuni vincoli di area archeologica, di area boscata. Insomma, c'è una situazione molto complessa e molto vincolata da un punto di vista ambientale. All'interno di questo monte, di questo territorio, esiste questa cava, appunto, la cava di Cerreto, che ha avuto vari permessi estrattivi per materiale, diciamo, di natura calcare essenzialmente, e queste estrazioni che poi sono rimaste lì senza essere completate hanno lasciato anche una situazione compromessa da un punto di vista ambientale, perché non c'è stato mai un progetto organico di estrazione ma anche di riambientamento come invece dovrebbe essere. Allora, per la verità, intorno a questo territorio negli ultimi anni si è andata a definire anche un'economia legata un po' all'attrattività di quel territorio, di agriturismi, un'economia come dire, appunto, che è legata ai valori che quel territorio ha. Ecco, io vorrei capire dall'interrogazione molto semplice, fermo restando le competenze che ha l'amministrazione comunale, quali sono gli intendimenti della giunta regionale rispetto alla richiesta di riattivazione di questa cava che a me risulta preoccupa molto i residenti e quel territorio. Grazie consigliere Rumetti anche per il rispetto dei tempi che ci permetterà di essere in linea con il nostro question time. Prego assessore Cecchini per la risposta. Premesso che l'errore mette anche nelle condizioni poi di rincorrere le problematiche. In ogni caso, qui si tratta, come ha detto il consigliere Rumetti, di una cava autorizzata dal comune di Panicale a favore della ditta immobiliare via Piccol Passo SRL nel 2003, e per un totale complessivo di 770.000 metri cubi di materiali da cavare. E l'ha avuto tutto l'iter, il percorso anche autorizzativo da parte di provincia, comune e regione, il progetto naturalmente presentato regolarmente dal comune, è stato autorizzato nel 2003, ma fino al 2008 l'impresa non ha iniziato l'attività di estrattiva. E questo ha anche significato che siccome c'è una legge vigente che afferma che non è che le autorizzazioni per le cave rimangono, sono eterne, ma sono dimensionate e regolate da una durata ben precisa, nel 2006 la stessa azienda presenta un'istanza di riconoscimento di giacimento di cave proprio perché non aveva iniziato il lavoro. Quindi il giacimento di cave denominato Cerreto Alto è stato riconosciuto coltivabile di nuovo in sede di coppa pianificazione Regione, Provincia e Comune il 21 maggio 2009 e gli esiti positivi del tavolo di copianificazione sono stati ratificati dalla Provincia di Perugia
e dal comune di Panicale nel dicembre 2009. Il giacimento riconosciuto è un giacimento di cava con finalità di completamento, quindi con durata presunta di 10 anni, essendo le previsioni progettuali di sfruttamento e riambientamento del giacimento le medesime di quelle approvate dal comune di Panicale nel primo progetto del 2003. Nel frattempo la ditta titolare dell'autorizzazione, l'immobiliare Via Piccolo Passo SRL, è fallita. Ha sostanzialmente il fallimento determinato il non completamento di lavori di scavo e di riambientazione, con la situazione morfologica del sito che è sostanzialmente analoga a quella del 2008. Quindi la situazione che lamentava il consigliere Rometti è condivisa dal momento che appunto c'è stato questo impasse. Con l'autorizzazione comunale del 2003 ormai scaduta, ma con il giacimento di cavo Cerreta Alta riconosciuta coltivabile ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 2/2000, i nuovi proprietari dei terreni ove insiste la cava, acquistati a seguito di procedura fallimentare, possono presentare istanza di autorizzazione di cava ai sensi dell'articolo 8 della legge appunto medesima, esclusivamente nel rispetto naturalmente di quelle che sono le indicazioni progettuali, come dicevo prima, approvate nel 2003. Ad oggi alla Regione Umbria non sono arrivate nessuna indicazione per la conferenza dei servizi finalizzato al rilascio di autorizzazione mineraria da parte del Comune di Panicale, e la conseguenza è che la situazione per il momento è ferma al 2008. Sarà cura anche capire con il Comune di Panicale come intervenire. La verità è che si è alle prese comunque con delle proprietà, la prima che era fallita, la seconda che fin qui evidentemente non ha presentato richieste. Grazie, assessore Cecchini. Prego, consigliere Rometti, per la replica. A me risulta che la richiesta, diciamo, presso il Comune è stata presentata, perché ci sono state anche riunioni, assemblee. Prendo atto, diciamo, di quello che l'assessore ha detto rispetto a quella che è stata l'evoluzione di questo sito. Io raccomando un'attenzione particolare, perché nei territori intorno al lago la Regione coerentemente da anni oramai ha espresso, come dire, una volontà di tutela e di valorizzazione di quei territori, che chiaramente non so fino a che punto sono in linea invece con la riapertura di una attività estrattiva, fermo restando poi i diritti, quelli che sono diritti acquisiti, le norme che presiedono autorizzazioni di questo tipo. Però credo che sia una questione che vada vista con grande attenzione e prudenza, proprio per le cose che dicevo. Il secondo oggetto che esaminiamo è il 114, presentato dal consigliere Leonelli, e riguarda il progetto di riqualificazione dello spazio degli Arconi in piazza della Rupa a Perugia attraverso la realizzazione di una bibliomediateca da parte dell'amministrazione comunale. Conoscenza o meno da parte dell'amministrazione regionale delle modifiche apportate al progetto esecutivo in corso di realizzazione e se queste modifiche possano pregiudicare il cofinanziamento regionale. Prego, consigliere Leonelli. Grazie Presidente, ma appunto questa interrogazione riguarda un tema che è stato al centro del dibattito ed è tuttora al centro del dibattito del capoluogo e non solo, perché riguarda un intervento che chiaramente ha in sé tutte le caratteristiche positive della trasformazione della città. Intanto parliamo del Pincetto. Che è il Pincetto? Il Pincetto è oggi una zona che negli ultimi 10-12 anni è stata particolarmente riqualificata, è oggi una porta d'accesso importante del capoluogo di regione, una terrazza su Assisi sul Monte Subasio, ma parliamo anche di un'area che negli anni 80 purtroppo era tristemente nota perché era il luogo dove si concentravano la maggior parte dei morti per overdose, era per i ragazzini di Perugia dell'epoca il luogo da non frequentare, il luogo dove non andare, perché era appunto un luogo purtroppo tristemente noto alle cronache per l'eroina e per tutto quello che è stato chiaramente la cronaca di quegli anni. Le amministrazioni hanno investito molto su quella zona, oggi è un'area bellissima, è un'area che chiaramente è appunto l'uscita la porta d'accesso di Perugia, in quanto è l'uscita del mini metro, e in quell'area insiste appunto il progetto
degli arconi. Che cosa sono gli arconi? Gli arconi sono stati edificati in epoca medievale per sostenere prima la piazza sovrastante, poi anche i palazzi quattrocenteschi della vecchia università del Capitano del Popolo. A seguito dell'apertura del terminal millimetrò, gli stessi arconi hanno riacquistato appunto quella centralità, cosicché nel 2013 l'amministrazione comunale dell'epoca diede vita a un progetto per la realizzazione di una nuova biblioteca pubblica di lettura, anche multimediale, che avrebbe dovuto trovare sede proprio all'interno degli arconi stessi. Di fatto quell'idea progettuale di riutilizzo di quegli spazi ovviamente era un'idea di grande meritevolezza e ancora oggi ovviamente riceve il nostro massimo e convinto sostegno da parte appunto mio e della la consigliera Casciari, che insieme a me ha firmato questa interrogazione. Quel progetto venne sostenuto dalla Regione dell'Umbria, che all'epoca lo ritenne appunto un progetto importante, capace di rigenerare ancora di più un'area che già era stata riqualificata per appunto completare un'opera che chiaramente potesse valorizzare ancora di più il centro storico di Perugia. A seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale di Perugia del progetto esecutivo del successivo affidamento dei lavori, ha preso il via la ristrutturazione, che però presenterebbe difformità importanti rispetto al progetto preliminare, peraltro partecipato e presentato alla cittadinanza da Regione e Comune nel 2013. Come dicevo prima, oggi è notizia, oggi lo è ancora di più, quando è stata firmata questa interrogazione chiaramente eravamo un po' alle prime avvisaglie che questo progetto appunto fosse stato modificato. Siccome parliamo di un'opera finanziata dalla Regione con 3.480.000 euro, 3.480.000, quindi diciamo parliamo di una cifra molto 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 significativa, di cui 3 milioni per la bibliomediateca e 480.000 per la sala gotica, vorremmo capire se la Regione è stata informata, coinvolta e diciamo appunto se è stata partecipante a questa modifica del progetto, visto che è un progetto che, per quello che emerge, ha ricevuto la profonda contrarietà anche di una parte di popolazione, delle associazioni, di associazioni culturali. Quindi ecco, vorremmo capire un attimo lo stato dell'arte, se la Regione dell'Umbria è stata utilizzata da parte del Comune semplicemente come bancomat, o se invece c'è stato un coinvolgimento diretto fin dall'inizio su quello che è stato un progetto di modifica di un'area di pregio e che chiaramente merita tutta l'attenzione da parte della comunità. Grazie consigliere Lonelli, prego assessore Cecchini. Sì, ma in merito all'autorizzazione in oggetto posso, partendo dalla fine, affermare che le modifiche che hanno riguardato il progetto degli arconi non mettono in discussione il cofinanziamento, dal momento che i vari passaggi sono stati comunque messi a conoscenza della Regione, che è un ente di programmazione e un ente che ha il compito di valutare la rispondenza sia degli obiettivi che delle destinazioni e anche delle procedure che riguardano diciamo sia il rispetto delle normative che anche tutto quello che riguarda il codice degli appalti, ma che non ha il compito o la funzione di entrare nel merito della parte progettuale di come appunto viene realizzato il progetto, che è compito esclusivo del soggetto proponente, in questo caso del Comune di Perugia, acquisite tutte le autorizzazioni del caso, compresa quella della sovrintendenza. L'idea progettuale nasce nel 2013 ed è un'idea progettuale che da subito è stata condivisa anche dalla Regione, per l'importanza che comunque servizi come le biblioteche svolgono nelle comunità. Proprio oggi al Salone qui sopra c'è un incontro importante che mette tra l'altro insieme trasversalmente tre assessorati,
quello alla cultura, quello all'innovazione, quello alla salute e sanità, per affermare che proprio nel momento in cui attraverso Google ognuno di noi è inondato da un insieme di informazioni e apparentemente si sente scienziato, magari c'è più bisogno, maggior bisogno di avere una formazione più coerente, di essere preparati all'uso dei libri, di quella appunto informazione che è maggiormente selezionata e di qualità, per essere appunto cittadini consapevoli anche per il ruolo culturale e sociale come luogo di incontro, come luogo di relazioni che le biblioteche svolgono, e in questo caso all'interno di quell'area del territorio di Perugia poteva e potrebbe, potrà portare valore aggiunto. In quella fase l'amministrazione regionale ha condiviso quindi l'idea progettuale, non il progetto. Nel 2014 sono stati messi a disposizione con delibera di giunta regionale i 3 milioni di euro, poi successivamente con un'ulteriore delibera i 480 mila euro per la sala gotica. Il Comune ha proceduto inizialmente con due progetti distinti, fino al momento in cui è stato necessario passare alla approvazione del progetto, anche perché per poter impegnare le risorse era necessario essere nelle condizioni di avviare tutte le procedure per l'assegnazione di lavori entro il dicembre 2015. A quel punto c'è stato lo stop arrivato dalla soprintendenza, perché il soprintendente Gizzi non ha condiviso quel progetto, e da lì c'è stato un insieme di incontri. Ad un incontro ho partecipato io stessa, il Comune di Perugia ha individuato una forma progettuale che fosse soddisfacente per il soprintendente, e in questo caso ha anche unito i due la progettazione che ha messo insieme la Biblioteca degli Arconi con il Salone Gotico, quindi andando a formare un unico progetto condiviso e approvato dalla allora soprintendenza e messo a conoscenza della Regione, che naturalmente ha verificato la parte rispondente alle norme e alle procedure, ma non l'idea progettuale, rispetto alla quale, per quanto mi riguarda, ad esempio posso dire, l'ho detto in altre occasioni, non so se fossi stato il sindaco di Perugia se avessi approvato quel progetto, ma questo è un altro ragionamento. Il compito della Regione è appunto quella di verificare che gli obiettivi e le finalità siano quelle previste dai criteri anche di assegnazione delle risorse, e che tutto quello che riguarda l'iter procedurale avvenga all'interno del rispetto delle procedure e del rispetto di tutto un iter amministrativo. Per quanto è di nostra conoscenza, appunto, questo è stato ed è rispettato, e naturalmente mano a mano gli uffici hanno sempre messo a conoscenza gli uffici della Regione delle verifiche che si sono delle modifiche che sono intervenute. Grazie. Prego, consigliera Casciarri, per la replica. Sì, grazie assessore. Questo degli Arconi ha sollevato un gran polverone nella città di Perugia. Naturalmente condividiamo la preoccupazione di uno spazio che va comunque recuperato. Probabilmente, come lei ricordava, si sono accelerati i tempi. Progetto esecutivo a gennaio 2016, prima che appunto scadesse poi la possibilità di utilizzare, come ricordava il consigliere Onelli, i fondi europei a disposizione che appunto la Regione gli aveva dedicato. Quello che mi preoccupa un po' è che forse non è stato troppo partecipato, e questo soprattutto nelle modifiche. E mi auguro anche, questo invito l'assessore a, appunto, come accennava, a seguire da vicino questo tema, che le prescrizioni che la sovrintendenza ha dato, pur nel parere positivo, possano portare a compimento ora però l'opera, visto che tre quarti del cantiere sono già lì, e quindi c'è il rischio di penali. Grazie. Grazie per il rispetto dei tempi, consigliera. Passiamo all'ultima interrogazione, rivolta all'assessore Cecchini da parte del consigliere Nevi. Intendimenti della Giunta regionale in merito all'ampliamento del secondo calanco della discarica Licrete di Orvieto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma oggi riparliamo un'altra volta di una questione che ha veramente dell'incredibile.
e cioè dell'ampliamento del secondo calanco della discarica Le Crete di Orvieto, che è oggi la più grande discarica regionale al servizio di questo malandato sistema di smaltimento rifiuti che l'Umbria ha e che rischia di compromettere il futuro, nel prossimo futuro, lo smaltimento dei rifiuti stessi. Come l'assessore ricorda bene, la richiesta di ampliamento del secondo calanco sottoposta alla CEA alla Regione giace in un cassetto della Giunta regionale, perché il Comune di Orvieto ha espresso parere negativo all'ampliamento stesso, stessa cosa ha fatto la sovrintendenza, e quindi se la Regione vuole andare avanti con questo iter deve tecnicamente superare il parere negativo del Comune di Orvieto, espresso mi pare all'unanimità dal Consiglio Comunale di Orvieto stesso, e quindi vedere se progetto può appunto vedere la luce attraverso un contenzioso legale. Ora, la Regione ha più volte detto che non voleva superare il parere negativo del Comune, siccome in data 10 ottobre è apparso sulla stampa un articolo anche a seguito del definitivo accoglimento del ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune di Orvieto sul terzo calanco, in cui si diceva che poteva ripartire alla luce della bocciatura appunto del Consiglio di Stato sul terzo calanco l'iter per l'approvazione del secondo, siccome tra l'altro la procedura di valutazione impatto ambientale non è stata mai chiusa dalla Regione, quindi tecnicamente ancora la Regione non ha risposto negativamente a questo procedimento, si chiede appunto se la Regione intende proseguire una volta per tutte oppure no l'iter di ampliamento del secondo calanco della discarica superando il parere contrario del Comune di Orvieto. La domanda è molto secca, ci aspettiamo una risposta altrettanto chiara, perché quella comunità non ha bisogno di essere presa in giro, ma ha bisogno di una certezza anche rispetto a questo impianto, che è un impianto molto impattante. L'Europa ci chiede di chiudere le discariche, noi del centrodestra in quest'Aula abbiamo fatto grandi battaglie da questo punto di vista, e quindi ecco, ci aspettiamo dalla Giunta la parola chiara. Grazie consigliere, prego assessore Cecchini. Sì, ma la società SAO oggi Acea Ambiente ha presentato nel 2014 un'istanza per l'avvio del procedimento di VIA coordinato all'AIA del progetto adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi di scarica di Orvieto, che tradotto sarebbe una sopraelevazione del secondo, un ampliamento della cubatura del secondo calanco, così come previsto anche dal piano regolatore di Orvieto, per un quantitativo di 800.000 tonnellate, se non erro, 800.000 metri cubi. E durante tutta la fase di conferenza dei servizi, quindi procedure di VIA, procedure di AIA, il Comune di Orvieto ha espresso parere negativo e la stessa soprintendenza ha espresso parere negativo perché dal punto di vista paesaggistico ambientale, sotto il punto di vista del profilo paesaggistico, ha ritenuto la soprintendenza che questa sopraelevazione, questo ampliamento non fosse compatibile con appunto la salvaguardia del paesaggio, ma anche di un territorio e una comunità che ha produzioni di pregio e che da un punto di vista culturale ma anche agroalimentare che andavano salvaguardate. In questo caso c'è una norma, una delibera della Giunta regionale che afferma che laddove all'interno della conferenza di servizi c'è un diniego da parte delle istituzioni, solo la Giunta regionale lo può
diciamo, superare, ma naturalmente si parla di quello del comune, perché per quanto riguarda la soprintendenza, per superare il parere della soprintendenza bisogna ricorrere, come dire, chiedere l'intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi con delibera, e vado molto velocemente, della Giunta regionale si è andati a definire questo aspetto. La Giunta regionale ha ritenuto per il momento, quindi in quel momento, di non superare il parere del Comune di Orvieto, perché solitamente la Giunta regionale, laddove si tratta di interventi che hanno, come dire, attinenza a che fare con l'ambiente, va a ricercare l'intesa con le comunità rappresentate dai comuni, né ha ritenuto di chiamare in causa la Presidenza del Consiglio per superare il parere negativo della soprintendenza, ma ha concluso la delibera con un punto specifico dove si dava mandato all'assessore all'ambiente e all'assessorato di proseguire il confronto, in particolare con l'amministrazione comunale di Orvieto, la società SAO, la soprintendenza, al fine di valutare ogni possibile evoluzione progettuale che consenta di valorizzare il sito in oggetto ai fini dell'attuazione del piano regionale dei rifiuti, salvaguardando anche il profilo paesaggistico ambientale. E quindi nel corso di questi mesi si sono tenuti un insieme di incontri con i soggetti sopracitati che hanno portato ad una intesa nei giorni scorsi, e l'intesa si basa sul fatto che laddove ACEA presenterà un ridimensionamento e un adeguamento, quindi un'evoluzione progettuale che riduce significativamente i quantitativi, il Comune di Orvieto e si impegna anche ad un'evoluzione impiantistica moderna che dia il senso che i nostri luoghi, le nostre comunità non sono solo luoghi dove si riceve i rifiuti, ma si mette a disposizione della comunità anche impianti che rielaborano, che lavorano, che riusano, che danno la possibilità appunto di accedere a tutte quelle tecnologie che portano ad un'attuazione dell'economia circolare. E laddove ci sono queste condizioni, il Comune di Orvieto è disponibile appunto a mettere il suo parere positivo, e naturalmente un forte ridimensionamento che arrivasse non metterebbe in difficoltà il profilo paesaggistico per com'è conformata la discarica delle Crete. Questa naturalmente l'intesa raggiunta, che adesso avrà bisogno della presentazione di un eventuale progetto. Nel momento in cui arriverà l'evoluzione progettuale ripartiranno le procedure che naturalmente prevederanno la pubblicazione di tutto quello che l'iter di conferenza di via consente e prevede. Grazie Assessore. Consigliere, se vuole, per la replica. Ma grazie. Finalmente l'Assessore ci dà una parola chiara e finisce forse anche una specie di thriller, diciamo, rispetto all'ampliamento di questa discarica, che però sostanzialmente viene confermato. Allora io annuncio, e questa è la notizia del giorno, diciamo, ci dice che praticamente il Comune sarebbe disponibile, in violazione anche di una delibera del Consiglio Comunale, ma quello è un problema del Comune, a tornare sui suoi passi e quindi dare l'ok a un ampliamento, seppure diverso da quello inizialmente previsto e probabilmente inferiore. Questa quindi è una notizia che consente a quella comunità di sapere la verità, non penso che la sappiano ad oggi. Quindi mi ritengo soddisfatto della risposta che molto trasparentemente l'assessore ha dato qui in Consiglio regionale. Chiaramente sono totalmente contrario a un ulteriore ampliamento della discarica, che smentisce totalmente tutte le vostre dichiarazioni relativamente alla necessità di chiudere le discariche perché incompatibili con l'ordinamento europeo di cui vi riempite la bocca ogni giorno e di cui avete parlato in campagna elettorale, ma questa, diciamo, è un'altra storia, e quindi su questo io penso che ci sia la necessità
di alzare la voce, perché come al solito purtroppo da anni scaricate sulla comunità orvietana tutti i vostri problemi che attengono a una gestione del ciclo dei rifiuti folle, che ha portato, che sta portando tra l'altro grossi problemi sia di costi sia di raccolta, e che continuate a scaricare solo sulle discariche, in particolare su quella di Orvieto, in un modo che è totalmente contrario alle indicazioni dell'Unione Europea, di cui spesso la Presidente Marini si riempie la bocca come tutore delle migliori pratiche europee. Grazie. Andiamo avanti e ripartiamo dall'oggetto 118. Si tratta di una interrogazione presentata dal consigliere Fiorini all'assessore Barberini. Motivazioni del perdurare dell'iscrizione dell'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, sezione provinciale di Terni, nella sezione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Prego, consigliere Fiorini. Ricordato che con determinazione dirigenziale della Regione Umbria numero 9204 del 26 ottobre 2005, l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, UNMIL, sezione provinciale di Terni, è stata iscritta nella sezione D del registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Considerato che la predetta iscrizione è avvenuta ai sensi dell'articolo 2,1 lettera D della legge regionale 16 novembre 2004 numero 22, norme sull'associazionismo di promozione sociale, ora articolo 388,1 lettera D della legge regionale 9 aprile 2015 numero 1, 11 testo unico in materia di sanità e servizi sociali. Ricordato l'articolo 389,5 della legge regionale 11 del 2015, che stabilisce che l'iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Preso atto che l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, UNMIL, non è più iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale dal 2012, preso atto altresì che l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, UNMIL, sezione provinciale Terni, è tuttora iscritta nella sezione D del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 31 del 12 gennaio 2005, avente ad oggetto attuazione articolo 5, legge regionale 16 novembre 2004 numero 22, norme sull'associazionismo di promozione sociale e disciplina del procedimento amministrativo, nella quale si stabilisce tra l'altro che la Regione provvede d'ufficio annualmente alla revisione del registro di chi trattasi per la verifica della permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte. Si chiede alla Giunta regionale, la Giunta regionale per conoscere i motivi per cui l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, UNMIL, è ancora iscritta nella sezione D del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, considerato che l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, UNMIL, non è più iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. Grazie. Grazie, prego, assessore Barberini. Sì, la questione attiene ad una associazione, l'UNMIL appunto, che è iscritta, o meglio era iscritta, nell'albo nazionale, gestito dal Ministero del Lavoro ai sensi della legge 383 del 2000. La iscrizione nell'albo nazionale, nel caso in cui l'associazione iscritta eserciti o svolga un'attività all'interno della regione, dà appunto ai sensi della nostra legge regionale la possibilità di iscriversi in una sezione apposita dell'associazione stessa. Il venir meno della iscrizione nazionale non fa decadere automaticamente l'iscrizione, in quanto l'associazione stessa, l'associazione regionale, potrebbe legittimamente richiedere l'iscrizione in altra sezione dell'albo regionale. L'assessorato, preso atto della cancellazione dall'albo nazionale della UNIL di Terni, ha richiesto alla stessa associazione
se l'associazione stessa vuole o ha necessità di iscriversi in altra sezione. Siamo in attesa di avere la risposta ufficiale. Nel caso in cui non pervenga detta risposta, ovviamente seguirà anche la cancellazione in automatico dall'albo regionale. Colgo l'occasione per due riferimenti, però, per chiarire che dal 2012 l'associazione di cui stiamo trattando non ha ricevuto mai in questi anni alcuna sovvenzione finanziaria o di apporto di servizi da parte della Regione, né sono state sottoscritte fra la Regione e l'associazione UMNIL di UMNIL regionale convenzioni, accordi o intese di alcun genere. Ultimo elemento, tutte queste iscrizioni saranno anche oggetto di rivisitazione alla luce del decreto legislativo 117 del 2017 che prevede l'istituzione di un unico registro nazionale ove dovranno confluire tutti i soggetti del terzo settore, ivi comprese le associazioni di promozione sociale. Grazie, prego per la replica. Sono a sottolineare una cosa importante, che indubbiamente l'associazione non ha preso fondi regionali, ma l'associazione, come lei prima diceva, non doveva essere più iscritta nel registro in categoria nella sezione D, ma procedere a essere iscritta in un'altra sezione. Di conseguenza doveva essere chiusa e doveva ripresentare una nuova richiesta, però nello stesso tempo, nel frangente, le sollevo un fatto che questo secondo me è molto grave, che questa associazione nel 2016 ha preso 2.000 euro dall'azienda ospedaliera Santa Maria, nel 2014 ha preso 3.500 euro dall'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. In più la UNMIL ha un ufficio all'interno dell'ospedale. Io credo che sia questa una cosa grave, spero che troveremo una soluzione, ma nello stesso tempo mi trovo costretto comunque a far pervenire tutto alla Procura della Repubblica. Grazie.